Allora, io innanzitutto volevo ringraziare il consigliere De Priamo che ha diciamo, posto all'attenzione diciamo, questa problematica relativa ai centri anziani e concordo con lui che il problema della riapertura dei centri anziani è un discorso a parte che deve essere valutato e trattato diciamo, in altra sede. Nella mozione del consigliere De Priamo, effettivamente vengono trattati vari punti, tra i quali appunto il nuovo regolamento. Ora, quello che mi preme sottolineare è che questa amministrazione ha dedicato e riservato alle persone della terza età sempre attenzione, e fattiva attenzione, continua attenzione e soprattutto nel sostegno dei CSA. Si è provveduto a elaborare il nuovo regolamento, che è vero che è stato diciamo, contestato diciamo, da alcuni diciamo, presidenti o coordinatori, però è vero che è stato condiviso, nonostante ci siano spesso affermazioni contrarie, perché proprio perché è stato condiviso ed è stato appunto partecipato, si è creata questa sorta di sospensione, proprio perché sono arrivate delle continue istanze che sono state valutate, sono al vaglio e quindi hanno portato a un'elaborazione del regolamento che sta andando alla sua naturale conclusione. Istanze provenienti dai vari centri sono arrivate alla Commissione Politiche Sociali. Spesso ci sono state riunioni in assessorato alle politiche sociali e con incontri con i coordinatori municipali e il coordinatore cittadino. Anche i sindacati di categoria, io stessa ho avuto parecchi incontri con i sindacati di categorie. Incontri e confronti sono stati fatti anche attraverso le commissioni municipali, quindi attraverso i presidenti, gli assessori municipali. Quindi non si può dire che questo regolamento non è stato condiviso. Ora, se le istanze, richieste o diciamo, i contributi avevano bisogno di uno studio e quindi di un approfondimento, questo diciamo, purtroppo non spetta a me la tempistica, però non affermate che non è stato un regolamento condiviso e magari da questa dialettica, da questo contraddittorio sicuramente diciamo, abbiamo un regolamento condiviso che sta andando appunto alla sua conclusione. Il percorso è stato sospeso per questo motivo, per andare incontro a queste istanze e bisogna anche considerare gli effetti derivanti dall'applicazione della legge del terzo settore che va a incidere sulla vita delle APS istituite presso i CSA. Legge ancora non completamente applicata, vediamo anche il registro del terzo settore. Pertanto, la richiesta dell'istituzione di una cabina di regia, così come appunto richiesta nella mozione, non andrebbe altro che a rallentare e a creare una duplicazione dei lavori, poiché già il procedimento in atto è stato condiviso. Vi è ora anche una task force sociale che sta appunto vagliando e lavorando per la celere definizione del lavoro, quindi la cabina di regia, anche se la proposta è condivisibile, ma nel caso di specie andrebbe comunque a rallentare e a creare un duplicato. Per quanto riguarda l'istituzione del centro di costo, devo dire che va sottolineato che proprio questa amministrazione si è già attivata e sta procedendo in tal senso, inserendolo sia nel regolamento e provvedendo anche alla sua attuazione. È stato proprio frutto di questa amministrazione l'idea appunto di creare un centro di costo. Per quanto riguarda il coinvolgimento del coordinamento, posso dire che c'è sempre stato e continua ad esserci, anche per quanto concerne le linee guida per la riapertura dei centri anziani. Sono stati sempre, sempre comunque, diciamo, vi sono state sempre delle interlocuzioni, ovviamente con delle posizioni magari, contrastanti, ma la loro partecipazione c'è sempre stata. Per quanto riguarda rendere pubblico quanto è stanziato, Si il avvia a bilancio concludere, comunale. consigliera. Sì, Presidente, mi scusi, ecco, concludo dicendo appunto che il bilancio comunque comunale è pubblico e quindi il Movimento 5 Stelle ritiene che questa mozione diciamo, darà un voto di astensione, in quanto è una mozione che seppur
condivisibile in alcuni punti, però in realtà l'amministrazione già sta attuando molte delle richieste che ci sono e alcune di queste non farebbero altro che rallentare il lavoro, come ad esempio l'istituzione di una cabina di regia. Quindi consegneremo il voto di astensione a questa mozione.